ci è stato concesso. Possiamo salire anche noi sull'impalcatura di tubi e tavole fino al sesto ponte per vedere e raccontarvi come tre uomini riescono a ritrovare i veri colori di Michelangelo nella Cappella Sistina. Oggi, mercoledì 6 giugno, siamo in tanti su questo ponte di legno che sarà di 2 metri per 15. Non è un giorno come un altro. Gianluigi Colalucci e i suoi collaboratori, Maurizio Rossi e Pier Giorgio Bonetti, cominciano a pulire le ultime due lunette. C'è la troupe giapponese, una decina di persone, con loro un fotografo e ci siamo noi tre. È come un gioco di specchi. I giapponesi filmano il restauro, noi filmiamo il restauro con troupe e fotografo, che è a sua volta fotografato. Cioè il velo della madre ha una... a dei minuti sollevamenti lungo le crepolature. Alla vista, al tatto, Colalucci si è accorto che in alcune parti il colore si solleva leggermente, potrebbe addirittura staccarsi, frantumarsi. Quindi deve essere fissato prima della pulizia. Lo sapevano già, prima di oggi, che proprio alla fine di questo ciclo del restauro si sarebbero trovati davanti alle lunette più deteriorate, più scolorite, più ridipinte, più instabili. Lo sapevano dalle fonti e dal sopralluogo. Su questa parete l'acqua si è infiltrata più che altrove. Ma hanno restaurato già 12 lunette, sanno come curare Michelangelo. Ci lavorano da 4 anni. I giapponesi sono qui invece dall'aprile dell'82. Ci sono arrivati con un contratto di esclusiva per 3 milioni di dollari. Sono gli unici a poter filmare e fotografare il restauro. Per noi è stata fatta un'eccezione. Possiamo seguire l'intero ciclo di pulitura delle ultime due lunette. Ci è stato raccomandato di essere discreti nelle riprese, di non inquadrare a lungo il nudo affresco, per esempio. Per vedere meglio, Colalucci sta passando una spugna imbevuta di acqua distillata. Così il tono diventa, sia pure per poco, più intenso. Il produttore della NTV, Akira Aoki, e la presentatrice del programma, Makiko Ishikawa. È lei che fa le interviste, ecco perché prende tanti appunti. Una madre con bambino, ma non è la Madonna. Nelle lunette sono raffigurati gli antenati di Cristo secondo la genealogia di Matteo. Il bambino è Obed, nelle braccia della madre Ruth. Bonetti passa con la luce la bottiglia col solvente. Senti, mi guardi l'ora, sì, ce l'ho io. C'è un tempo preciso per il contatto del solvente. Ecco, comincia in questo momento l'opera di pulitura che ci permetterà di rivedere, dopo secoli, i colori di Michelangelo. 1200 metri quadri di Michelangelo nella Sistina. 1200 metri quadri da restaurare. Forse si può dire che questo è il restauro del secolo. Colalucci, da quanti anni lavora al restauro della Sistina? Dal giugno dell'80. E per quanti anni dovrà ancora lavorarci prima di completare l'opera? Ma abbiamo fatto un programma di 12 anni, quindi il 92 dovrebbe essere l'anno di chiusura. Quindi 12 anni con Michelangelo. Questa convivenza le pesa un po'? No. Anzi, la passione? Direi sì, è eccitante in un certo senso. Non la terrorizza? Non la intimorisce Michelangelo? No, non c'è motivo. No, è semplicemente straordinario quello che si riesce a vedere stando così a contatto. Quindi
Non ci può essere timore. Che emozione le ha dato questo lavoro, allora? Ma è un'enorme emozione, indubbiamente. Anche perché il tipo di intervento di restauro che si fa è emozionante, in quanto gli affreschi sono lì, ma nello stesso tempo non sono quelli che noi vediamo. Si sente un po' una levatrice del vero Michelangelo? Forse sì, non lo so. Sì, sento che è molto importante quello che stiamo facendo. Questo. Ed ecco che cosa hanno già fatto. Sulle gambe di Eleazar il primo intervento, nel giugno di 4 anni fa. Il test riesce. Si può affrontare il volto, il bellissimo profilo del principe Eleazar. Sotto le colle, le polveri, i fumi, i ritocchi, c'era la verità di Michelangelo Pittore. La prova era superata. Nel febbraio del 1981, dopo aver consultato vari specialisti, viene varato il programma di restauro. Qui si vedono ancora le lunette già pulite, mentre invece la volta è ancora da restaurare. La prossima. Qui si vede già la rotaia sulla quale si appoggerà il ponteggio mobile, che non toccherà terra, proprio per poter lasciare libera la Cappella Sistina e lavorare su alcune sezioni via via. E qui adesso seguiamo un pochettino qualche figura di queste per parlare del colore di Michelangelo, il colore di Michelangelo che finora non era conosciuto perché era nascosto da questi pesanti veli di colle e di fumo. La prossima. E questa è durante l'inizio della pulitura. La prossima. Questo è il particolare della testa, di questa figura. Ecco, questo è il particolare delle mani. Ancora. E qui si vede come venga modulato il bianco di questo pantalone, che è anche quello... È stato come superare un tabù. Nessuno osava mettere le mani sugli affreschi di Michelangelo. Non ci pensava nemmeno Colalucci, che pure conosceva ad esempio il giudizio universale in tutti i particolari, perché ogni 2 anni doveva spolverarlo. Ma nel 1980 i restauratori vaticani caddero in tentazione. Stavano pulendo 2 grandi affreschi sulla parete d'ingresso, 2 opere minori del tardo Cinquecento. A lavoro finito, prima di smontare il ponte, decisero di alzarlo fino alla lunetta di Eleazar per andare a vedere. Si accorsero subito che i danni erano della stessa natura. Si poteva dunque pulire. E apparve così il Michelangelo pulito, liberato. A confronto, la lunetta accanto, ancora coperta da vari strati di beveroni di colle animali, dalle polveri grasse, dai fumi, dai pigmenti scuri e dalle ridipinture a tempera. E sai che cosa dicevano, dottore, alla fine del Seicento i critici? Ignorava tutto ciò che riguarda il colore. E un altro, un secolo dopo, un francese. Tutta questa volta è senza effetto. Il colore tira al mattone e al grigio. E ancora un altro dello stesso periodo. Un ammasso confuso di figure senza ordine né colore. Non sapeva imitare il colorito, alla fine del Settecento, diceva il Della Valle. E sempre nello stesso periodo il suo autore sembrava fra tutti il disegnatore più forte ma il coloritore più fiacco. E ancora un'altra al principio del secolo XIX. Quanto al colore vi si nota scarsa attenzione nel variare le tinte. Quindi proprio la sensazione che avevano tutti quanti, i critici, non sono gente del pubblico, i critici pensavano che Michelangelo dipingesse in questo modo, come noi l'abbiamo trovato. Sul volto di Eva c'è la prova del danno più grave.
Un triangolo è sfuggito alla durissima colla di unghie animali che fu stesa nel Settecento più di una volta, con l'intenzione di nascondere i danni dell'umidità e ridare vivacità ai colori, ma col risultato di rendere l'affresco scuro e opaco, di marmorea monotonia. Cedimenti, abrasioni, crepe e uno spesso strato di sporco causato dai fumi delle candele hanno fatto il resto. Insomma, danni del tempo e danni degli uomini hanno deteriorato la Sistina che fin dal 1543 ebbe un mondatore o pulitore ufficiale. Eccoci sul ponte sotto quello delle lunette, all'altezza delle teste dei quattrocenteschi pontefici, anch'essi in via di pulitura. Maurizio Rossi ci mostra come si prepara la B57, il solvente messo a punto da due tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro una dozzina d'anni fa, quindi ampiamente collaudato. È fatto di bicarbonati e di sali leggermente acidi. C'è un fungicida e una specie di gelatina che insieme all'acqua dà vita al solvente. Metodo e tempo di contatto sono stati invece fissati dai restauratori vaticani proprio per la pulitura della Sistina. La B57 deve restare 3 minuti sull'affresco, poi si passa acqua distillata e così si porta via lo sporco che è stato ammorbidito. Si lascia riposare la parte trattata per 24 ore e si ripete l'azione. Sulle zone meno danneggiate bastano in genere 2 interventi. Venerdì 8 giugno. È la seconda volta che ci troviamo davanti alle nostre lunette. Hanno già avuto 2 giorni di trattamento nella parte superiore. Scrutiamo gli effetti della prima pulitura sulla donna col bambino e sul vecchio col bastone. Si vede già più colore, ma si vedono anche i danni profondi che lo sporco teneva nascosti. I giapponesi stanno rimontando la pedana dei restauratori che avevano smontato la sera prima per riprendere le figure intere. Sono 8:30. Fra poco saranno qui Bonetti, Colalucci, Rossi. E i giapponesi attaccheranno a filmare. Filmano tutto il restauro. Ne documentano le scoperte, le incertezze, le ricerche in laboratorio. Colgono i pentimenti di Michelangelo, che la pulitura può portare alla luce, e gli interventi successivi, i consolidamenti come i ritocchi arbitrari. Non c'è restauro che possa vantare una così meticolosa, forse eccessiva, documentazione. Questo risvolto dell'impresa è davvero straordinario, anche perché si tratta non di un anno, ma di 10, non di un quadro, ma di 1200 metri quadri di pittura, di un'opera infine su cui non si può rischiare. Colalucci, ma non ha mai avuto paura di danneggiare qualche punto, Michelangelo? No, paura di danneggiarlo no, perché la paura ce l'ho prima di cominciare e quindi prendo tutte le precauzioni necessarie e comunque paura e dubbio nell'operazione di restauro è importante che ci sia, perché questo serve a fare delle verifiche prima, durante e dopo il lavoro. Se fosse stato più complicato credo che non avremmo mai cominciato, perché qui si tratta di 1200 metri quadrati di affresco circa e non era pensabile di farlo in maniera più complessa, in cui la mano del restauratore dovesse intervenire troppo. Ci vorrebbe 3 minuti? 2 o 3? I giapponesi hanno chiesto qualche minuto per piazzare la cinepresa. Colalucci non si fa pregare, aspetta che siano pronti. È la prova che la ripresa non è estranea alla grande operazione di restauro, anzi ne è parte integrante. Tra l'altro, per contratto, una copia di tutto il materiale visivo e sonoro va ai Musei Vaticani, che disporranno così di una documentazione totale del restauro, minuto per minuto. Questo va bene come altezza, lo dico.
C'è un'area da bottega artigiana su questo ponte dove si realizza una grande impresa culturale all'insegna della pura manualità, con strumenti di una semplicità disarmante. Una soluzione fatta al piano di sotto, cotone, spugne, pennelli. Ci colpisce anche il numero degli addetti a questa grande operazione. Il restauro del secolo è fatto da un pugno di persone. In altri restauri c'è la presenza della tecnologia, dell'elettronica. Ci sono macchine. Qui non se ne vedono perché non servono. Qui ci vuole solo una grande attenzione. C'è da lavorare a lungo su Ruth e Obed. La spalla della donna ha un arancione che è sicuramente una ridipintura settecentesca. In più parti poi la figura si rivela attaccata dai sali. Ci vorranno molte applicazioni di solvente con tempi più lunghi. Colalucci dice che si può recuperare, nelle parti più deteriorate, fino al 90% dell'originale. Le macchie scure sono pennellate di una resina acrilica, detta paraloid, che Colalucci ha passato sulle zone dove il primo giorno aveva notato sollevamenti di colore. Così ha consolidato il colore e steso un velo protettivo su quelle parti delicate per poter liberamente procedere all'applicazione della B57 su tutta la figura. Il giorno dopo. Con un bisturi Colalucci rimuove il colore sovrapposto due secoli fa e lo raccoglie in provette destinate al laboratorio chimico. Che sia una ridipintura non ci sono dubbi, ma bisogna controllare la composizione del colore e il collante. In queste due lunette abbiamo riscontrato una presenza notevole delle ridipinture, cosa che non si era verificata sulle altre. E questo perché? Perché questa zona è stata più danneggiata dall'acqua piovana. Infatti quasi tutte le figure presentano i danni tipici di questo, della infiltrazione di acqua piovana. E naturalmente ci sarà qualche problema in più, cioè dovremo fare una pulitura un pochettino più attenta e forse più insistente proprio per la rimozione dei carbonati. E faremo anche la rimozione di queste ridipinture che dovrebbero essere ridipinture settecentesche. Lunedì 11 giugno, Bonetti ha cominciato a pulire la figura di destra dell'ultima lunetta. Rossi è a buon punto con il vecchio arrabbiato. Colalucci è ancora alle prese con Ruth e Obed. La quarta figura non è stata ancora affrontata. Sono in tre a mettere le mani su Michelangelo, né pochi né molti, dice Colalucci, ma conta la mano di chi pulisce, certo che conta. Il metodo di pulitura è però tale da garantire l'uniformità del risultato. Colalucci continua ad applicare a B57. Se il solvente si asciuga durante il tempo di contatto, se ne aggiunge altro. Al terzo minuto bisogna comunque rimuoverlo con acqua distillata. Si può accorciare il tempo se si teme che su una certa parte 3 minuti siano troppi e il tempo sottratto oggi può essere aggiunto domani. È una decisione da prendere all'istante, conta l'intuito. Il restauro si gioca sull'esperienza, Colalucci dice che tutto parte dall'uomo. Le analisi di laboratorio, costanti, anzi quotidiane, sono un supporto all'intuizione dell'uomo di esperienza che riconosce i materiali e le loro alterazioni, che capisce molte cose direttamente dall'epidermide della pittura. Il supporto scientifico serve a confermare o a creare dei dubbi. Questo gesto ci dice molto sul rapporto tra l'esperienza e le analisi scientifiche. Non c'è goccia d'acqua del lavaggio con la spugna che non venga raccolta e mandata in laboratorio.
l'acqua sporca che il laboratorio ha ricevuto dal ponte viene filtrata. Tutto ciò che è trattenuto dal filtro viene seccato per essere osservato al microscopio, alla ricerca di eventuali pigmenti cromatici, frammenti, scaglie di colore. Ho chiesto a Colalucci se hanno mai portato via un po' di colore a Michelangelo. No. Mai? No. Non ci è mai capitato. Vale la pena spiegare questa sicurezza che discende da un metodo di lavoro. E per farlo dobbiamo tornare a Eleazar, la prima figura pulita, e in particolare al suo ginocchio, su cui è stato trovato il livello di pulitura. Come? Con una pulitura volutamente forzata, fino al punto critico, al di sotto del quale c'è il livello ottimale. Nel riquadro vedete la parte iperpulita. E sul colore di fondo della lunetta sono stati provati due solventi a diversi tempi di contatto, fino a 5 minuti. La B57 per 3 minuti ha dato il giusto livello di pulitura. Queste sono minuscole sezioni di colore michelangiolesco inserite in resina poliestere, quindi fotografate anche in fluorescenza e osservate al microscopio. E diciamo che la sezione di colore costituisce forse il principale dei lavori che viene fatto nella documentazione di un affresco. Risponde a delle domande precise che il restauratore si pone nel momento della pulitura, laddove un'eventuale sostanza estranea le sembra una ridipintura o un pentimento del pittore. Attraverso la sezione viene messo a nudo quello che è la tavolozza del pittore, la successione degli strati con cui ha operato. Come in questo caso ci abbiamo una sovrapposizione meravigliosa e con un colore giallo, con del verde che è un silicato di ferro, quindi Michelangelo sapeva anche quali erano i colori che nell'affresco eventualmente si alteravano. E poi quello che vediamo soprattutto, mi sembra abbastanza significativo, è quello strato nero che non è volutamente messo, ma costituisce soltanto dell'enorme sporcizia. Comunque un affresco buonissimo su un substrato di calce e pozzolana, con una pozzolana molto probabilmente presa nelle cave di Sette Cammini, con colori, come le ripeto, validi per l'affresco. In Michelangelo vediamo il colore come espressione di un livello di intellettualità in nessun modo inferiore a quello del disegno, anche perché con il disegno integralmente si identifica. Lei ha visto il nuovo Michelangelo? E l'ho veduto e la prima impressione che ne ha avuto è addirittura sconvolgente. Questo eccellente restauro fatto da Colalucci ci permette addirittura di, non dico mutare, ma mettere molto più a fuoco le nostre idee sull'attività di Michelangelo, sulla concezione, soprattutto la concezione del colore di Michelangelo. Perché? Innanzitutto perché questi affreschi erano offuscati, riducendo praticamente a un chiaroscuro quella che invece era una pittura coloratissima. In secondo luogo ha permesso di vedere che queste figure delle lunette proiettavano un'ombra sul fondo retrostante, cosa apparentemente senza grande significato, ma lo acquista un significato se si riflette che questa luce è immaginata provenire dall'interno della chiesa, e provenendo dall'interno della chiesa è una luce simbolica, evidentemente non una luce reale. In secondo luogo, Michelangelo ha forzato gli effetti di colore per vincere la luce delle finestre, perché operava in condizione di controluce. Un vecchio con lo sguardo e il busto tutto proteso verso il basso, verso chi guarda. Una donna prostrata, nel sonno o nel dolore, l'immagine più intima e la più moderna di tutto il ciclo delle lunette. La mano di David e Bezzabea che lavora all'arcolaio. Non c'è niente di solenne nelle figure delle lunette in cui Michelangelo ha ritratto i volti e la vita della gente comune. Quando hanno Giuseppe, hanno...
Venerdì 22 giugno. La figura di destra dell'ultima lunetta è ancora al primo livello di pulitura. Makiko Ishikawa spiega per i suoi spettatori che il restauro ha rivelato molti ritocchi su questa figura. Sì, beh, qui il discorso è un pochino più complicato, anche perché siamo nelle prime fasi della pulitura, qualcosa è ancora da chiarire. Comunque, grosso modo, è evidente che questa è una grossa lesione molto vecchia, e dove poi avevano ripreso con le dipinture, a causa di tutti questi grossi danni provocati dall'acqua, avevano ripreso un po' la forma del busto della donna, però ecco, qui vediamo che è già spostato, quindi c'è una certa libertà di ricostruzione, eccetera. E qui è evidente la ridipintura, è evidente il pezzo falso, non sappiamo ancora esattamente in che epoca è stata rifatta questa grossa struttura, che poi al fondo probabilmente dipinto in affresco, quindi trae un po' un inganno, finché non siamo arrivati alla pulitura completa. Ne riparleremo poi in seguito. Due giorni fa abbiamo messo questi pressatoi per far aderire l'intonaco all'arricciato dopo aver fatto le iniezioni di Vinnapà. Sabato 30 giugno. La pulitura della ragazza che si pettina si è rivelata più complicata delle altre tre figure. Questa testa contiene una molla in maniera che le vibrazioni del ponte non facciano cadere queste aste che spingono l'intonaco. Quanto tempo resteranno? Ma possono essere tolti adesso, perché due giorni sono sufficienti perché il collante faccia presa in maniera totale. La pulitura di questa zona è stata... Tre figure su quattro oggi ci appaiono quasi definitivamente pulite. Maurizio Rossi ha curato la figura del vecchio, su cui l'acqua piovana ha prodotto danni purtroppo irreversibili. Le macchie di silicati non andranno via. Le ha fatte venire alla luce il restauro. Erano coperte dalle ridipinture. Una volta si restaurava nascondendo i danni. Così ci è arrivato un Michelangelo coperto. Il restauro odierno scopre invece i minimi dettagli. A questo punto vediamo le pennellate di Michelangelo che tralasciano alcuni frammenti di intonaco, cioè piccoli punti di intonaco non dipinto, non coperto. E la trasparenza delle sue pennellate, cioè questo colore diluito, messo alla prima senza ritornarci sopra, e scendendo ancora troviamo ecco un altro punto, un altro elemento dove c'è un intonaco, il colore dell'intonaco bianco. Qui è straordinario questo modo di dipingere di Michelangelo, perché con delle pennellate bianche rapidissime dà questo effetto del piede, e poi in una zona che per lui era difficile da raggiungere, perché qui c'è la buca Pontaglia, quindi il piano di calpestio del ponte più o meno doveva arrivare a questo livello. Infatti l'affresco qui finisce l'intonaco, questo è già l'arricciato, ed è impressionante come lui con niente riesca a ottenere un fortissimo effetto di rilievo. E poi l'anatomia è veramente una cosa, è sempre una emozione straordinaria vedere e scoprire queste cose. Avete restituito a Michelangelo i suoi colori. Per quanto tempo? Dire un numero di anni è poco serio. Noi speriamo per il maggior numero di anni possibili. Ma
Voglio dire che parlare e dire sempre o l'eternità non è una cosa che possa fare nessuno e sarebbe presuntuoso farlo. Le condizioni della cappella sono molto migliori di un tempo, non si brucia più niente, non ci sono candele, non si danno più colle e quindi si pensa che questo restauro durerà molto molto a lungo. State concludendo la pulitura delle lunette. Adesso passerete alla volta. Che problemi avrete? Diciamo che sarà un lavoro soprattutto molto scomodo da fare. Scomodo come del resto lo deve aver trovato scomodo Michelangelo quando lo ha fatto. Per quello che riguarda la volta, noi pensiamo di non avere problemi molto diversi, anche se troveremo delle cose diverse, per esempio troveremo un uso del cartone che qui non c'è assolutamente. Quello che ci aspetta per il giudizio universale è tutto da vedere, perché è un dipinto fatto con una tecnica completamente diversa e con dei problemi completamente diversi, e noi l'abbiamo lasciato alla fine proprio per arrivare al restauro con la maggiore esperienza possibile su tutto quello che è stato dipinto nella Cappella Sistina. Sabato 15 settembre, vediamo le lunette finalmente pulite. Sono passati 3 mesi. Il restauro ha provato che ogni lunetta è stata dipinta in 3 giornate. Ecco il vecchio arrabbiato, forse una caricatura di Giulio II, per la tabella il biblico re Boaz. Ogni figura delle lunette è stata dipinta in 8 ore, il tempo dell'intonaco fresco, costruita direttamente con il colore, senza l'aiuto di cartoni, senza disegni. Il restauro ha scoperto sotto i fumi e le colle un affresco in ottimo stato di conservazione che richiede minime integrazioni pittoriche. Ecco un giovane, il volto da zingaro, il principe Aminadab. I tasselli di calce e polvere di marmo indicano il colore perduto. Sono le piccole lacune, le uniche parti su cui i restauratori intervengono con il ritocco. Il restauro delle lunette, più annerite e trascurate, poco osservate, meno note della volta e del giudizio, ha rivelato un Michelangelo quasi segreto. C'era per esempio questa figura, una ragazza che si pettina. Lo sguardo che ricorda quel verso dell'artista, la mia allegrezza e la malinconia. Sul colore di fondo di una lunetta, i restauratori hanno voluto lasciare questa testimonianza della condizione in cui era il Michelangelo della Sistina, di come è stato sempre visto anche da chi un secolo fa affermava. A quest'opera, dal colorito, verrebbe gran danno.